Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 24 settembre, giovedì di Coppa, una partita delicata e in un momento che è diventato delicato. Tutto bene per il Milan a livello di euforia contenuta per gli ultimi risultati positivi, per un gioco brillante, per un'organizzazione di squadra. C'era tutto di positivo. Poi ieri questa tegola improvvisa, è stato trovato positivo al Covid il giocatore brasiliano Duarte, che è andato subito in quarantena. Ci sarà subito un altro tampone e quindi c'è un po' di preoccupazione per l'altro tampone, speriamo che non succeda nulla. E indubbiamente però l'ambiente è rimasto un po' certamente scosso e quindi sono aumentate le difficoltà non solo sul piano tecnico, al Milan sono rimasti solamente due giocatori centrali di difesa, ma anche sul piano del morale, avendo visto un compagno di squadra colpito dal Covid, e quindi c'è una preoccupazione generale appunto per questo motivo. Pioli, come sempre, strepitoso e formidabile a tenere calmo l'ambiente, cercherà di far sì che il morale dei suoi ragazzi non cali, non ci siano distrazioni e non ci siano preoccupazioni che possano inficiare il buon esito di una partita molto delicata, perché è una partita del dentro fuori, è un preliminare di Europa League. Quindi poi sul piano proprio anche tecnico, perché la società sembra che non voglia subito trovare un altro difensore centrale, visto che siamo vicini al ritorno di Romagnoli, al ritorno di Musacchio, e poi il giocatore che verrà trovato, che verrà individuato per meglio dire, come difensore non solo centrale di questa stagione, ma difensore delle prossime, cioè un giocatore di eccellenza. E un giocatore di eccellenza non lo si trova in un giorno o due a causa di questa emergenza in difesa, nel reparto di centrale della difesa. Speriamo che Romagnoli, che incomincia già a correre col gruppo. Pioli era stato piuttosto realista dicendo che sarebbe rientrato dopo la sosta, speriamo che riesca a recuperare una o due partite, due nel caso che il Milan batta questa sera il Bodo Glimt, in una partita, ripeto, delicata appunto per la mancanza di difensori. Il Milan ha Theo Hernandez, alternativa Laxalt, a Gabbia Kier, alternativa zero, magari verrà convocato il giovane Bellodi, che non ha fatto male nell'amichevole contro il Novara, e a destra c'è solo Calabria, quindi emergenza difensiva, e speriamo che il Milan sappia supplire con una bella prestazione a questi problemi legati a tante assenze, l'ultima di Duarte a causa del Covid. Per quello che riguarda la formazione, quindi, è obbligata con Donnarumma, Calabria, Gabbia, Kier, Hernandez, Kessié, Bennacer, Castillejo, Çalhanoğlu, non gioca Rebic e quindi Selemaker, e davanti Ibrahimovic, la stessa formazione che ha battuto 2-0 lo Shamrock Rovers la settimana scorsa in terra irlandese. Per quello che riguarda il mercato, c'è una voce che parla di un'offerta da parte del Chelsea di Rudiger, fuori del difensore centrale, fuori dal progetto del Chelsea, però indubbiamente il Milan cerca forse altri profili, quindi non crediamo che possa essere lui, vedremo nel corso dei prossimi giorni. Milenkovic, anche lì, ieri vi ho detto che avevo una fonte che diceva che il Milan sarebbe andato là a Firenze, a casa commisso, con 27 più 3. Oggi sembra che Milenkovic non sia più sul mercato, ha detto commisso, come Pezzella, salvo offerte indecenti, quindi anche lì bisognerà valutare che cosa fare. Per quello che riguarda Bakayoko, sembra che ci sia un'offerta del Paris Saint-Germain, ecco perché Bakayoko forse l'altro giorno ha detto manca il tempo, indicando l'orologio. Bakayoko, che pure l'altro, dopo la vittoria del Milan sul Bologna, ha messo un suo commento a un post di Kessié,
un commento positivo, a dimostrazione che è sempre molto vicino ai colori rossoneri. Bakayoko poi sembra che voglia una buona uscita dal Chelsea, quindi la pista Bakayoko diventa molto complicata e può darsi che il Milan riesca ad andare su Anguissa, su Zambo Anguissa, che costa meno e ha le stesse caratteristiche del sogno Bakayoko, un sogno diciamo reciproco, perché anche Bakayoko vorrebbe venire al Milan. Quindi questa è la situazione di mercato oggi, ma quello che al tifoso del Milan interessa in questo momento è passare il turno, vincere la partita contro il Bodo Glimt e sperare che non ci siano altri accadimenti negativi per quello che riguarda i prossimi tamponi, perché la società, o meglio la squadra di Stefano Pioli, non ha bisogno di ulteriori scossoni. Lo scossone Duarte è stato piuttosto forte e certamente ha preoccupato e un filino minato il morale dei rossoneri. Ieri è stato pubblicato un articolo dalla rivista The Athletic in cui Gazzidi sloda il lavoro di Paolo Maldini, dicendo che è formidabile col suo carisma, con la sua storia, a convincere i giocatori a venire al Milan. Quindi lodi di Ivan Gazzidis. Ivan Gazzidis che parla e ha parlato di questo comitato tecnico. Io vi ho detto più di una volta che il Milan si riuniva il lunedì, Ivan Gazzidis, con un responsabile finanziario del fondo Elliott, ma con Paolo Maldini, Ricky Massara, Moncada, Almstad, tutti insieme per programmare le strategie di mercato. Ogni lunedì, a dimostrazione che non ci sono più chi ha preso quel giocatore, lui no, ma quello che speravo io, catena corta, non tanto magari nei numeri, nella quantità delle figure, ma nella compattezza. La decisione è una, dopo un summit, dopo aver valutato con Moncada, Almstad, alcuni aspetti, con il responsabile del fondo Elliott di Londra altri aspetti, e invece la parte tecnica con Maldini e Massara, e come collante finale il responsabile, cioè l'amministratore delegato Ivan Gazzidis. Quindi un articolo che praticamente spiega, e c'è stata la prima intervista di Moncada che ha spiegato quale sia la sua filosofia, la sua strategia, quella di andare a trovare giocatori bravi, ma soprattutto bravi di testa, con buone famiglie, con un bel background importante, che non possa essere di nocumento quando iniziano una carriera decisiva nel Milan, perché quando si arriva al Milan, è uno spartiacque di una carriera professionale. Quindi questo articolo è uscito da Athletic, un articolo probante, e ha detto delle cose forti questo comitato tecnico, e basta, questo comitato tecnico che si riuscì il lunedì e che fino adesso ha sempre trovato le strategie giuste di un Milan che adesso vola compatto verso la partita contro il Bodo Glimt. E tanti tanti auguri a Duarte, speriamo che ritorni presto. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.